Buonasera. Buonasera, bentornati agli Intoccabili. Questa è la quarta puntata, ci siamo ancora qua. Ma questa sera c'è poco da ironizzare, sapete tutti, una terribile strage ha colpito gli Stati Uniti, un locale frequentato da persone omosessuali, 50 morti, non è chiaro la cifra esatta, ma poco importa, un momento di lutto terribile e noi ovviamente siamo molto più che solidali e vicini perché siamo partecipi attivi e sosteniamo la causa LGBT e siamo felici di avere con noi anche questa sera e speriamo anche in altre puntate il presidente combattivo dell'Arcigay di Reggio Calabria, Lucio Dattola. Buonasera. Buonasera. Tutta la mia solidarietà per la vostra comunità, poi parliamo di questa vicenda. Le rubriche della settimana, Rocco Morabito e il latitante, latitante dal 1994. Per chi è a casa, trovano Bin Laden, trovano i terroristi più violenti e non trovano questo Rocco Morabito, il re della cocaina, e vedremo se qualcuno telefonerà, ci potrà dare indicazioni su che fine ha fatto. Su, in merito invece allo scomparso, torniamo a parlare di Santo Panzarella, visto che, come vi ho anticipato, abbiamo incontrato la famiglia Anello, Tommaso Anello, vedrete Tommaso Anello qualcosa di questa vicenda sa. Qualcosa non funziona in questo paese. Se un signore, chiamiamolo signore, ma di signore Rile non ha niente, anzi è un pessimo personaggio, non vogliamo infierire, non si trova da così tanti anni. Sindaco, non chiedo a lei di dirci dov'è Morabito, perché insomma, però lei è un politico, com'è possibile che sta gente, non, le chiedo da cittadino, non si riesca a trovare, cosa non sta funzionando? Guardi, dipende dal... di alzare un po' il tono di voce. Quello che sarà l'azione delle forze dell'ordine, l'incisività delle stesse, perché ritengo che quello che lei dice in un paese come civile come il nostro non dovrebbe avere questa tipologia di... No, ma poi si è trovato Bin Laden, si è trovato un sacco di gente e non si trova Rocco Morabito, cioè fa ridere quasi, no? Benché la magistratura, la polizia facciano benissimo il loro lavoro, egregiamente, come dimostrano in tante situazioni, però questo sfugge. Io ritengo che un personaggio del genere non sia consentito a gente del genere di circolare liberamente. È uno schifo, non deve succedere. Lei non chiede scusa. Per i reati dei suoi figli, non chiede scusa. E perché devo chiedere scusa? Che io so che i figli miei non piacciono. Non hanno fatto niente, vabbè. Abbiamo una telefonata, abbiamo ricevuto una mail qualche giorno fa, una mail dalla Liguria, una regione apparentemente lontana ma vicina alla Calabria. Buonasera a Immacolata Mancuso, buonasera. Io su questo non voglio mettere parola perché so che non so niente di quello che loro hanno fatto, quello che sento dai giornali. So come bene non che... sa niente, signora? Lei, i suoi fratelli hanno avuto processi, dimostrazioni, cioè è stato appunto, dimostrato non e non può dirci anche lei. Questa cosa qua. Io non posso entrare in questa cosa qua dei miei fratelli, ma mia mamma e mio papà, io ho sentito il politico il giorno 6 che avevate lì in studio, che ha detto che mia mamma è un'andranghetista di quelli che prende il posto del marito quando è in carcere. Mio papà non ha mai fatto un giorno di carcere. Scusi, mio signora. Papà era scusi se la interrompo, signora Mancuso. L'andrangheta non è solo una questione di condanne, è anche una questione di mentalità, di quando si difende l'indifendibile come lei. Detto, lì c'è detto, l'andrangheta. Detto, e capisci, quando noi andiamo in giro e chiediamo conto di quello che accade e la gente non ci dice neanche come si chiama, che nome ha, quando io vado ad Archi non mi dicono neanche il nome proprio, quella non è andrangheta in senso tecnico, ma è una mentalità in qualche modo condizionata dalla perché mentalità. C'è prego. Troppa ignoranza, io le stavo dicendo, io ho fatto
un articolo che non voglio che i miei figli prendano queste strade. Questo le fa onore, però sua mamma ha minacciato la signora polacca dicendole: noi sappiamo dov'è. Questa è stata una minaccia vera e propria. Ma questa ignoranza che ha addosso mia mamma, perché ha tanta rabbia dentro, perché la polacca si è portata lo via la bambina. La signora, lei la bambina lo la vede sa come che la signora sua. Vive sotto protezione, sì. È certo che lo so. Lo e so allora che... le sembra una cosa bella che una donna con una bambina no, debba vivere sotto protezione? Siamo in Italia o siamo in Arabia Saudita? No, no, è sbagliatissimo, ma questo lo vuole lo Stato, perché quelle persone che avete detto voi che hanno arrestato, che sono andati fino in Argentina a prenderlo, sentito per televisione, sentito per giornali, perché io non seguo questa famiglia, sono fuori, questo non l'avete detto che sono fuori però. No, no, l'abbiamo detto. Signora, io è comunque... Signora, io la ringrazio per, la si ringrazio per la sua telefonata. Il fatto di avere sottratto i suoi figli da quell'ambiente le fa onore, anche se il 99% dei cittadini di Limbati sono persone oneste, però anche la difesa spadatratta di gente che ha fatto quello che hanno fatto i suoi fratelli non mi sta bene, non mi sta bene, perché se mio fratello avesse fatto cose simili io lo denuncerei, anche se mio fratello. Don Momo Piromelli, il re della piana di Gioia Tauro, il super padrino, come si spiegano questi titoli? Non l'ho mai concepito io questi titoli, non l'ho mai avuto e non mi sento di essere ciò che dico. Buongiorno, Claus Davi, lei abita qua? Sì. Cercavo Antonio Piromelli. Piromelli Antonio. Se lo conosce? Io lo so. Sì. Antonio, ma è lei? Sono Claus Davi, giornalista. Volevo fare un paio di domande. Perché? Sono un paio... Un secondo... Lei non è Piromelli? Solo un minuto. Siamo davanti a casa di Gioacchino Piromelli, ritenuto uno dei capi della famiglia. Ecco qua, sì, c'è Gioacchino. Signora Claus Davi, buongiorno, cercavo l'avvocato. Ma è fuori per lavoro. E quando torna? Tra poco una settimana. Ah, non lo... posso avere un numero, lasciarle il mio? Mi può lasciare il suo? Sì, con chi... Prego, con chi parlo? Ah, signora Claus Davi, giornalista. Grazie. Può aprire, non faccio niente. No, è che abbiamo i cani di Rosò. Ah, che cani avete? Che cani? Abbiamo dei cani liberi e quindi un maremmano e un altro cane. Ah, ma non è che aggredisce i giornalisti, no? No, assolutamente. Ah, mi raccomando. Io amo i cani, quindi... E un attimino. Prego. Un attimino che ecco, così se lo può preparare un attimino. Ma lui può, adesso è libero, può espatriare o è... No. Non ha vincoli con la legge? Ok. Avanti, posso? Prego. Giornal, Claus Davi, giornalista. Salve. Salve. E lui è il collega all'operatore. Sì. Posso? Claus. No. Tu sei minorenne. Sono Claus Davi, cercavo il signor Girolamo, sono Claus Davi, giornalista. Sì. E niente, gli devo fare una breve intervista, quando posso trovarlo? Di che si tratta? No, un'intervista a lui, se ha 5 minuti. Sì. Però non è in casa. Posso... Non penso, stasera sicuramente. Stasera torna? Sì. Vuole che lasci il mio numero? Ma di cosa si tratta questa? Ma è un'intervista su per lui, poi se mi chiama gli spiego. Se mi fa una telefonata poi ci vediamo. Sicuramente per oggi penso di... Vabbè, noi siamo in città. Grazie, signora molto cortese, grazie.
Vedrebbe, ci possiamo conoscere, però è per problemi di mia vita personale, non credo che sia una cosa accessibile, perché non è... Con tutto rispetto, non è che sono un personaggio di pubblicità e posso fare queste cose. No, però... Scusi, inutile che parliamo al telefono, secondo me, di questa cosa qui. Se lei ha occasione di dedicarmi 10 minuti, ci beviamo un caffè, tanto credo di essere persona civile come lei. E poi vediamo se troviamo un punto in comune, intanto ci conosciamo. Non so, Ma tu sei una settimana, se no? Sì, io sono tutte le settimane. Più vano della mamma. Non è che mi tira la scopa in testa, no? Grazie. L'avevo cercata l'altro giorno a casa. Una breve intervista su... Ma no, non ho niente da dire, ho fatto un processo, sono stato assolto e basta. Mi dispiace. No. Alberto? Beh, suo fratello però... Il mio fratello io non lo so. E Santo? Comunque lo conosceva, cioè almeno. Ma c'è le telecamere? Che fine potrebbe aver fatto Santo? Secondo non lo so, lei? Non lo so. Lei lo conosceva però. Lo conosceva. No. Dobbiamo sapere la verità. Allora Anello, io la ringrazio che lei è venuto, quindi ha dimostrato comunque di volere affrontare una telecamera, però signor Anello, è vero che lei è stato assolto, ma lo conosceva, qualcosa sa, noi siamo qua, è un suo diritto non rispondere. Sindaco, al di là adesso della famiglia Anello, noi il tema è il narcotraffico, Platì ospita una famiglia che sul narcotraffico fa, ahimè, sul cadavere, sulla cocaina, sulle vite ammazzate di questi ragazzi. Sono a Milano, ce li ritroviamo anche a Milano, Milano Sud. Alcuni li hanno perfino rimandato dietro i processi, sono a Platì. Questa famiglia, Barbaro, non tutti Barbaro, alcuni Barbaro imparentati con il papà lì, adesso li ritrova in casa. Platì è un po' un punto di riferimento. Guarda, mi ha fatto piacere questo suo passaggio dove lei magari ha anche detto non tutti Barbaro, non tutti Papalia. Ma ci mancherebbe, non tutti i Davi sono massmediologi, sì, però invece di occuparci delle condanne giuste che sono sacrosante, occupiamoci dei Barbaro Papalia che commerciando la cocaina fanno morire i nostri ragazzi, sindaco. Perché allora, non neghiamo questo? Non guardi, lei, ma perché dobbiamo negare che la droga... Perché loro fanno i soldi sulla droga allora, poi fanno Klaus. Il lavoro? Ma io non lo voglio il lavoro se si basa sulla droga e sulla cocaina, scusi, non lo voglio. Non lo voglio posso, quel tipo posso di lavoro. Posso fare un passaggio importante. Lei ha detto i sindaci siete i baluardi, il Stato dello Stato. E poi i sindaci siamo parlare. Anche garanti della Costituzione italiana. Che sì, nostro... ma i garanti devono essere per le persone oneste, non per chi certo, delinque. Per le persone onesti. Chi delinque deve pagare, anche se è una grande famiglia che ricatta la gente con il terrore, come abbiamo visto. Quella era una manifestazione a favore della Calabria tutta e a difesa della dignità dei platiesi, dei calabresi, dei locresi, dei reggini. Non era contro nessuno, noi abbiamo più volte ribadito che non entriamo nel merito di quelle che sono le priorità di una persona, Marco Minniti, che svolge il suo lavoro con molta professionalità e rettitudine. Però non mi sta rispondendo. Vorrei capire come si sente rispondo. A essere seguito da 100 persone di cui 80 erano pregiudicate. Allora, quello che lei dice io non lo posso verificare e sicuramente quello che lei sta dicendo... L'ha verificato la Commissione Antimafia. Ok, allora io non appena avrò la relazione della Commissione Antimafia e l'informativa che è a sostegno di questa relazione potrò dare quello che sono le mie però, determinazioni. Scusi, se lei rappresenta lo Stato, guardi, sindaco, quel è giorno, compito dello Stato guardi, informarsi. Le posso dire una scusi, cosa? Sindaco, allora, quella manifestazione. Cosa aspetta? Lei è a il primo manifestazione, che interessa sì, sapere con chi bene. Ha a che fare. Scusi, allora, non può lamentarsi che non a c'è lo manifestazione Stato, no? C'erano, a quella manifestazione hanno partecipato
finanche bambini. Ha partecipato, lasciamo anche, stare i bambini. Ha partecipato anche il parroco. A me i bambini che vanno alle manifestazioni fanno impressione perché mi ricordano la Hitlerjugend. L'abbiamo già avuto. Voi dite, nostra che, voi dite che la magistratura non deve invadere il campo della politica, ma poi non si può essere ambigui su queste cose. Non no? C'è nessuna ambiguità. Ci sono state nel dibattito in Italia parecchie tinteggiature omofobe in vari partiti, anche nel suo e in altri. Non è il caso forse, dopo quello che è successo, di rimodulare un po' tutti il linguaggio, ripeto, non suo, di lei, ma qui non è il problema suo, ma il problema della cultura politica e dell'omofobia che a volte no, alberga nel dibattito. No, ma questo non è stato un attacco omofobo, questo è stato un attacco di un terrorista islamico che ce l'ha coi gay, ce l'ha coi cristiani, ce l'ha coi ragazzi, coi bianchi, coi gialli, con le donne, coi bambini, con gli infedeli. Poi per carità, chi discrimina in base alle scelte di vita non fa parte della mia cultura. Altro paio di maniche è ritenere che le adozioni gay o l'utero in affitto siano un'aberrazione, e questo immagino di poterlo sostenere senza essere tacciato di essere omofobo. Guardate cosa mi è successo, la alleggeriamo un po', anche se il tema è molto molto pesante. Siamo andati a Gioia Tauro, giusto? Giusto Francesco, siamo andati a Gioia Tauro e guardate che scherzo mi hanno fatto, che però diventerà una campagna a sostegno di una comunità molto importante del nostro paese. Via all'RVM. 250.000 morti per droga ogni anno in tutto il mondo. L'andrangheta ne uccide la maggior parte. Per ogni container di cocaina sequestrato si dice che al porto di Gioia Tauro ne passano 100 pieni. Gioia Tauro merita di meglio. Ehi! Oddio, l'unica polvere bianca che ci piace, la farina calabrese. Allora, Doretta, drag queen, grazie di essere con noi. Abbiamo concordato insieme stasera di non Lady Izzy, nonostante il successo dell'altra performance, non era il caso, no? Siete d'accordo? Allora, intanto buonasera, io sono Doretta drag queen, lei è Lady Izzy. E io credo che sia stata un'idea giusta questa qui, anche per avvicinarci un po' di più al dolore delle famiglie. Posso che in questo momento... Posso contare sulla vostra presenza lunedì prossimo, se potete? Sì, ci sentiremo poi con calma, tu sei gentilissimo, è stato un piacere immenso rivederti. No, mi dispiace però, sì, non avervi potuto valorizzare, ma visto... No, credo sia stata la cosa più giusta. Prego. Anche perché così ci avviciniamo molto di più al dolore che magari queste famiglie stanno provando, perché io ho visto molto rumore su questa... Ecco, io credo che indipendentemente dal numero di vittime, il motivo, anche se... E la situazione, ecco, è legata anche a delle altri tipi di stragi, non proprio omofobe come si dice. Io credo che l'omofobia invece sia una parte, ecco, anche perché per come è stata vista dai nostri politici, anche non solo dai politici ma gli stessi italiani. C'è stato qualcuno, come ha detto Salvini, che sicuramente ha goduto della morte di Bonanno, però c'è stato qualcuno che ha goduto anche di questa strage. Io ho letto dei poster agghiaccianti e raccapriccianti. Per quanto riguarda la Calabria, gli stupidi invece, e le teste di cavolo sono ovunque, la madre degli imbecilli è incinta sempre. No, io sono felice di essere calabrese, ci tengo, ho visto che tanti hanno fatto dei bellissimi interventi sulla Calabria. L'omofobia, per quanto riguarda il mio ruolo, cioè quello della drag queen, io sono stata la madrina dello scorso Gay Pride di Reggio Calabria e sono orgogliosa di essere la madrina di tantissimi artisti che ho messo sul palco. Ho avuto una madrina che è la Divina, che ci ha spianato abbastanza la strada a tutti quanti. Ci sono tantissime colleghe che lavorano nel mio settore e devo dire che in Calabria l'omofobia si sente tanto, dal punto di vista mio, si sente tanto non quanto. Cioè noi riusciamo a entrare nei meandri dei paesi più sperduti senza essere discriminate minimamente. Sicuramente noi però siamo avvolti da questo scafandro, ecco, di trucco, di parrucco, e quindi magari veniamo viste come delle figure professionali. Giusto. Però è anche vero che non appena noi arriviamo in dei paesi come Platì o come Africo, vediamo dei ragazzini, sindaco, parlo anche con lei, sindaco, buonasera, parla di Platì. Noi diciamo che quando arriviamo in questi paesi come Platì per esempio, ci siamo stati anche a festeggiare alcuni celibati, alcune feste private, è vero che noi veniamo rispettate perché abbiamo viste come delle figure professionali, cioè lavorative. Lavorate. Noi facciamo il nostro lavoro, li intratteniamo e regaliamo dei sorrisi al pubblico. Però è anche vero che spesso, come è successo anche a Africa, ci sono dei ragazzini che da pubblico stanno lì che implodono vedendo noi esibirci perché vorrebbero dichiararsi loro, non riescono a farlo. Quindi bisogna stare vicini nelle scuole, soprattutto bisogna approfittare di questi comitati
qui abbiamo presente Lucio D'Attola, che sono sempre presenti sul territorio, e segnalare ogni piccola titubanza, perché purtroppo quelli che poi vanno a generare queste grandi stragi nascono proprio all'interno delle allora, scuole. Allora Doretta, io non voglio infierire, perché giustamente c'è il sindaco, i due sindaci, non bisogna infierire sui luoghi comuni, ma io ieri sono andato a Platì e ero solo e mi tiravano i ragazzini le palle d'acqua addosso. Per fortuna chiudevo il finestrino, però quando i bambini ti fanno questo tipo di cose, ragazzi, qualcosa non funziona. Non si tratta di omofobia, si tratta che lì chi deve fare il suo mestiere di genitore non lo fa. Dai, esatto. Un personaggio scomodo, non solo per Cosa Nostra, era questo Piersanti Mattarella, politico di razza della Democrazia Cristiana vicino ad Aldo Moro, uno dei fautori del cosiddetto compromesso storico con il Partito Comunista di Enrico Berlinguer. Impegnato in politica fin da giovanissimo, divenne presidente della Regione Sicilia nel 1978 a 43 anni. A capo dell'Assemblea regionale però rimase solo 2 anni. Il 6 gennaio del 1980 a Palermo, in Via della Libertà, Mattarella venne freddato davanti agli occhi dei suoi familiari. Stava andando a messa per il giorno dell'Epifania. Appena entrato in auto con la moglie, i due figli e la suocera, fu raggiunto da un sicario che esplose attraverso il finestrino 8 colpi di pistola. Gravemente ferito, Piersanti morirà tra le braccia del fratello minore Sergio, che molti anni dopo diventerà il 12° presidente della Repubblica. Le indagini sul caso imboccarono da subito un doppio binario, quello dell'agguato terroristico e quello del delitto di mafia. Sulla vicenda incombevano sia l'ombra dei nuclei armati rivoluzionari che quella di Cosa Nostra. La pista del terrorismo nero, che inizialmente aveva rivendicato l'omicidio, sfumerà solo dopo la morte di Giovanni Falcone a dare un indirizzo chiaro alle indagini, le dichiarazioni dei pentiti, Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo. Ad ordinare l'uccisione di Piersanti Mattarella fu una cupola di personaggi di primo piano di Cosa Nostra. Nella sua funzione di presidente dell'Assemblea regionale, il politico inseguiva un ideale di rinnovamento che non includeva l'intreccio tra politica e mafia, e per questo aveva iniziato a contrastare duramente Vito Ciancimino, ex sindaco di Palermo e referente politico dei Corleonesi. Nel 1995 vennero condannati all'ergastolo i mandanti dell'omicidio Mattarella, componenti della cupola, i boss Salvatore Riina, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Michele Greco, Giuseppe Calò, Francesco Madonia e Nene Geraci. Gli esecutori, a 36 anni dall'omicidio, rimangono ancora senza volto. Allora, abbiamo visto, abbiamo il secondo RVM dedicato a Piersanti Mattarella. Io ho avuto l'onore di intervistare per la RAI Nino Di Matteo, il quale sostiene che su Pantaleone, su livello politico, lui tirava in ballo l'estrema destra e i componenti estremisti dell'estrema destra. A livello politico non è stato chiarito del tutto sulla morte di Mattarella. Lei intuisca fin dove arrivare? No, intuisca qual è il percorso. Beh, ragazzi, noi la raccontiamo anche il negativo. No, lei non manca di lei un giorno. Deve raccontare notizie per la propaganda, però certi capitazioni si devono avere anche nell'orecchio, nella mente, però realmente poi deve aprire anche il gioco su quello.
fa e come si muova, capito? Si chiama Reggio Calabria. È una domanda sulla giustizia italiana. No, grazie, aspetta. Perché? Un minuto solo. Aspetta, un minuto solo. Grazie. Un minuto. No, mi dispiace, un minuto le prendevo. Sulla giustizia, come funziona in Italia. No, no, vai. Perché no? Solo un minuto. Allora, ci sono tanti discorsi che non vanno bene. La legge è uguale per tutti, c'è scritto, ma non siamo tutti uguali di fronte alla legge. Però purtroppo ci sono delle cose che non vengono mai scoperte, scoperchiate, e ci sono dei sistemi che sono un po' contorti. E ci sono dei capri espiatori che vengono colpiti. Colpiti. Nessuno è innocente. Per carità. Sono stato carcerato 3 volte e 3 volte assolto per non aver commesso il fatto. Mi hanno messo 3 anni di sorveglianza speciale. Se io sono stato assolto su quella soluzione, tu non mi puoi applicare la sorveglianza speciale. Fa giustizia ancora su fa schifo. Fanno di caso e firmo. E perché firmo? Dopo che dobbiamo passare a botte, pure informiamo, perché altrimenti c'è un po' di ufficiali. Chi vino, chi c'è su che dominano. Mi condannano. Tu hai fatto oltraggio, la condanna. Mi vuoi fare un'intervista? Ho le foto di come hanno combinato a mio fratello. Perché dicono che sono mafioso. E non è vero. Se lavorai 40 anni pensate che sono mafioso. Ma magari ha fatto una filiazione e poi non ha fatto niente. No, io ho lavorato solo 40 anni. Mm. E come sono giunti a lei? Qualche pentito che l'ha denunciata, robe no, del genere? No, parlavano perché ero così, il nome è Giovanni. Ah, le intercettazioni? Sì. E si è fatto, quanto si è fatto? 8 anni. Lavoro? Così? Per quale? No, non lavoro. Firma? Firmo. Che è successo? Io faccio una breve intervista. No, niente. Che pensa della giustizia italiana? Non posso pensare bene. Ma serve a recuperare le persone? No, assolutamente. Il carcere? Serve. Ma il carcere è servito a recuperare? Assolutamente no. Senti, quanti anni hai fatto? Ma dove sei? Reggio? Vado solo per Pettegolese. Il giornalismo serve, no? No, ma qual è il giornalismo? Voi siete Pettegolo. Ma chi è Pettegolo? Io non il giornalismo. E chi? Quello dice. Ma non è un parere mio personale. Scusi, ognuno parla per sé, io sono un giornalista serio. No, non si pensa di te. E che? Lei rompe con giorno alla gente. Io? Sì. A chi? Ai delinquenti? Ai delinquenti? Come fate, sì. Chi ai delinquenti? Chi è delinquente? E qui è pieno. Lei no, lei ha pagato. Anche lei. Io un delinquente. Perché? Che ha fatto di male? Perché rompe con giorno alle persone che arrivano. A chi? Io sono loro che rompono il collo. È servita a recuperarla il carcere. Perché si dice che insomma non è che. Ma ci sono altre basse. Però è riuscito a trovare un lavoro senza problemi, lo no, Stato l'ha assistito. No, lo Stato lo siamo fatti. Allora non funziona. No, a livello. La famiglia l'ha aiutata? Associazione? Vabbè. Solo quello o anche altro? Mi piacerebbe che davanti a un legittimo, corretto, importante comportamento dello Stato a tutela dei cittadini, quell'atteggiamento e quell'area che purtroppo permea la nostra città si esaurisca. Stiamo facendo un sondaggio su cosa ne pensi. Va bene.